siamo all'istituto elementare Materno Rossello, cioè una scuola sia dell'infanzia che elementare. E questo progetto, cioè questi murales, li ho fatti io con i miei compagni di scuola del liceo artistico Ripetta di Viale Pinturicchio, che sta qua dietro. E questo è l'amore per l'arte. E oltre a fare il libro La Parata, ho deciso di fare questi murales, perché così sarebbe stata un'ottima idea, per non lasciare che i muri lasciassero i bambini tristi e soli. Il murales è nato un anno fa, nell'aprile 2018, quando avevo ancora 17 anni. Ed è per questo motivo che ho fatto il murales, assieme ai compagni di scuola. Ci sono voluti 3 mesi, poi nel giugno 2018 uno dei bambini mi ha recitato una poesia, cioè una filastrocca, per augurare ai miei compagni un buon lavoro. E io sono stato felice di tutto questo. 18 ragazzi che seguono il maestro Andrea Calcagno nella realizzazione di qualcosa di straordinario, perché fare 24 metri per 4 metri di altezza è una cosa enorme. Penso che sia stata una grande conquista per lui, appunto, vedere una sua opera, da che lui è partito, appunto, che faceva gli animali, li ritagliava e li inseriva in un taccuino. Avere già La Parata, che è un escamotage molto, molto intelligente per avere tutti questi suoi animali all'interno dello stesso libro, penso che sia appunto una conquista da parte sua, partire appunto da una cosa così piccola e finire per adesso a una cosa così grande come un murale, appunto di 24 metri. E non è cosa da tutti riuscire a riempire 24 metri di murale con i propri disegni. Qui accanto abbiamo il presentatore, il toro, che grida: signore e signori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, benvenuti alla parata. Qui accanto abbiamo un coniglio che ricorda il grande Fabrizio Frizzi, che ricorderemo sempre. E io l'ho fatto diventare un coniglio per rendergli omaggio. Coniglio che va col palloncino carota sopra l'arcobaleno, ma ha paura delle grandi altezze e vorrebbe scendere a tutti i costi. Ma questo palloncino non scoppia. E sull'arcobaleno un gufo sta sciando, pronto per scendere e raggiungere le monete d'oro che l'arcobaleno conserva. L'arcobaleno è nato dall'idea sempre dalla storia dell'arca di Noè, quando Dio fa la promessa per il bene di ogni creatura e anche per Noè. E ho deciso di fare l'arcobaleno, perché così tutti i bambini possono vivere in pace e armonia, e anche gli animali che faccio io. Eugenio Giovanni Leone. Hai tanti muscoli, grosso gattone. Se tanti muscoli alla criniera ti farai, qualche bella leonessa conquisterai. Uccisci col tuo ruggito, grosso gattone, e la leonessa ti darà il cuore. Fai questo il tuo ruggito. Ecco qua. Questo è Tiger, la tigre da spiaggia, che porta le pinne e tiene con la coda una bibita, cioè un cocktail, che però non è ubriaca. La regina dei felini, un killer crudele e spietato. Il suo unico cibo è la carne. La carne, e anche la carne umana. La mangiatrice di uomini.
che però questa non attacca. Uccide solo quello di cui ha bisogno. Animali a bordo, è veloce e va forte come una Ferrari, cioè va veloce come una Ferrari. Qui si gusta un bel gelato quando arriva l'estate e assieme accompagna i suoi cari compagni di gioco Gigio il coniglio e Ronaldo il bue. Gigio beve da una noce di cocco, Ronaldo si gusta un ghiacciolo alla fragola. Questo si porta sempre gli occhiali da sole per essere sempre abbronzato, anche se c'ha un po' di pelliccia, cioè anche se è peloso. Lui è Ambrogio, il maiale allungato. Ha bevuto la pozione d'allungamento. Quando la beve, il suo muso si allunga, anche le zampe, il corpo e la coda si rimpicciolisce un po'. Da ciccione diventa più snello. Che sì, da pacioccone diventa più snello e sportivo. Vive sulle colline con gli altri maiali. E il suo corpo è l'invidia degli altri suini. Lo pensano un po' come un ubriacone. O uno che non mangia da settimane. Però segue delle diete per continuare a dimagrire dopo aver bevuto questa pozione d'allungamento. Lui è Squid, il polipo pugile. Viene da una vecchia rivista di Art Attack, il famoso programma per ragazzi condotto dal mitico Giovanni Mucciaccia, il doppiatore di Cornelio Robinson, che viene da una rivista per la festa dei padri, cioè la festa del papà, in cui c'è, lui dice: forza ragazzi, una o più mani, quale preferite? E continua a picchiare, chi si comporta male con lui. Chi si comporta bene invece gli risparmia la vita e va premiato. Eccolo qui, il nostro amico Bombo. Vai Bombo, vai ad Honolulu come ha fatto il mago Merlino. Ricordati di non abbronzarti troppo, ma fai spesso il bagno e beviti l'aranciata che vuoi. Ma stai attento, che se ti abbronzi troppo, poi sott'acqua nessuno ti potrebbe riconoscere. Le Converse puoi anche tenerle mentre fai il bagno. Sono resistenti all'acqua e anche il costume. E persino la camicia. Poi gli occhiali da sole sono sempre spessi e il cappello di paglia tienilo sempre vicino. Nuota finché puoi, se vai ad Honolulu. Balla un po' di hula e ricorda, balla finché puoi e anche al calare del sole. Abbiamo accanto a me Gigi il coniglio Marajà con l'ippopotamo Silvestro. Vivono a New Orleans, dove è nato il jazz come musica. Questo coniglio scappa da un negozio di animali e va in un circo dove vede tanti artisti e anche tanti animali, tra cui l'ippopotamo Silvestro, che indossa la sciarpa e trasporta la tornetta per i Marajà. Ma quando vede il pupazzo, Pupazzo Marajà, Gigi salta nell'arena circense e senza esitazione butta giù il pupazzo e lo sostituisce mettendosi il turbante sulla testa.
equinico e cavallo sono due equini che io ho creato. Li ho vestiti di un po' buffo, cioè da maschi a femmine. E questi due sono vestiti in push-up e stivaletti. Ricorda un po' la cantante Jerry che canta It's Rainy Man, però l'abbigliamento mi ricorda un po' un vecchio abbigliamento che indossavano le ex veline di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca e Irene Scholl. Qui abbiamo una scogliera che porta al mare, cioè dell'acqua. Un pinguino si tuffa ed è pronto ad esplorare l'oceano. Incontra due tonni, un paguro che cerca di prendere la perla a una cozza, un granchio, una stella marina, tanti conchigli, un riccio di mare, un calamaro, due gamberi, due molluschi, un altro granchio che combatte con un'aragosta, due stelle marine, un riccio di mare, un drago marino, uno squalo, un delfino, un cormorano, una balena, un pellicano, un gabbiano, una balena e un pesce palla che ha paura con un pesce spada che gli fa la puntura. Forza amico gufo, vola e vai, col reggiseno nel cielo volerai. Se tanti troppi troverai, con gli altri barbagianni li divorerai.